questa grossa differenza, perché, perché l'Inter è una squadra che gioca un gran calcio, gioca a memoria, tutti quelli che entrano sanno cosa fare ed è forte. C'è più organizzazione per te, dici? Molta più organizzazione. Cioè, l'Inter da dietro non butta mai via la palla, non ci sono mai calcioni buttati a casaccio, esce sempre da dietro 300 volte, rischia ma continua, ed è, bisogna dar merito, e quindi non è così, secondo me non è così, non è questa differenza eclatante che adesso tutti vediamo, non è questa, non c'è, è dovuta alla bravura di una squadra. Ciccio, che... guarda la panchina della Juve e guarda la panchina dell'Inter, scusami, non voglio, questo si gira, c'ha Frattesi, quell'altro si gira, c'ha Nicolucci Caviglia, c'è una differenza tra Frattesi che è costato 30 milioni e Nicolucci Caviglia che ha fatto 6 presenze alla Salernitana? No, ma chiedo, Massimo, ma ho capito, ma un giocatore, scusa, Miretti, ma non sono, ma gli interpreti sono importanti nel gioco, gli interpreti sono importanti. Come fai a dire, Massimo, che non sono importanti? Ma sono molto importanti, però questa differenza è eclatante. Scusa, ma non è che non diciamo a caso dall'inizio dell'anno che l'Inter ha al centrocampo più forte quasi d'Europa. Scusa, Ma allora Massimo, c'è il centrocampo più forte Juve d'Europa, scusa, con Locatelli, Rabiot e McKennie che arriva dal Leeds, che giocava e non giocava, e abbiamo visto cos'è McKennie, dai. Aspetta, Massimo, un attimo, Massimo, risponde anche Ciccio, così... Ma allora i giocatori della Juve, che pubblicamente hanno pensato di vincere lo Scudetto, erano dei folli? Cioè, allora, non l'ho sentito io, l'abbiamo ma non è tutti. Ma non è che uno vince lo Scudetto, perché è più forte. Cioè, si vede ma che cosa loro vuol dire? Certo, ma io anche allora sono ma cosa folli. Vuol dire? Ma io ho visto vincere il Milan lo Scudetto che non era più forte dell'Inter. Scusa, sicuramente sono autorizzati a pensarlo se sono a un punto. No. E infatti poi l'allenatore diceva di no. Guarda che diceva di no. Secondo me ci hanno pensato tutti di vincere lo Scudetto. No, non tutti. Penso proprio, guarda. Non no, penso proprio, non l'allenatore non ci ha mai pensato. Fidati. Io non lo so, però la sensazione... Però scusami Massimo, non per contraddire, però io mi ricordo all'inizio dell'anno lui disse, l'agosto del 2023, Allegri disse l'obiettivo minimo è il piazzamento in Champions. No, perché non la ha Juve detto gioca l'obiettivo sempre l'obiettivo minimo. Sì, ma si sapeva che l'obiettivo della Juve era arrivare rientrare nella Champions. L'ha sempre detto lui. È un obiettivo minimo. Poi è logico che se tu arrivi lì sei autorizzato a pensarci, a sperarci. Però certo, se nel frattempo perdi due giocatori così importanti e secondo me la società barra proprietà, scusa, due giocatori non ha fatto niente, quali sono? Scusa, Massimo, quali Fagioli sono e Pogba che sono stati persi all'inizio, Pogba, scusa, all'inizio dell'anno non ha mai giocato, ragazzi, considerati... ma di cosa stiamo dicendo? Pogba, scusa, l'anno scorso è stato sempre infortunato. Dici, ma non ho capito, mai giocato. Però quest'anno, ma importanti dove? Sulla carta. Quest'anno era rientrato. Scusa, ma non stava bene, l'ho visto io, abbiamo visto, non giocavo ugualmente Pogba. Ma si è giocato a Empoli. Ma chi ha giocato? Empoli, stava rientrando. In mezz'ora, ma da. Ci credevano loro al rientro, ecco, vuol dire. Dobbiamo guardare, una cosa che uno ci può credere. Pogba è stato un giocatore che tutti i tifosi della Juve vuoi dire che tornato hanno sempre detto la rosa o no? Che mancano due giocatori alla rosa, capito, della Juve. Ma non è no? Che gli manca due giocatori, non è che ma gli non ho mica detto hanno perso due fenomeni. Aspetta, uno alla volta, sennò non riusciamo a capire. Siamo corretti. Allora, secondo me questi due giocatori possono essere stati due giocatori numericamente, ma non è che ha perso i due giocatori calci. Hai detto poco. Hai detto poco numericamente. Ma poi comunque, scusa, io ti sto dicendo che l'Inter, secondo me, a livello di organico è più forte, è una mia opinione. Tu tiriti la tua che io mi tengo la mia. C'è problema. Sì, ma infatti, l'Inter è più forte perché si vede che è una squadra che sa quello che deve fare. Tutti e 24. 24, cioè, mi sembra di capire, tu ci vedi molto la mano dell'allenatore, diciamo così. Ciccio dice, ok, sono giocatori forti, ma ci vede la mano dell'allenatore. Orlando, mi sembra... Aspetta, Orlando, volevi aggiungere qualcosa? No, penso che comunque classe voglia dire che molto probabilmente l'allenatore dell'Inter sia diverso da quello della Juve, nel senso che se metti Allegri all'Inter, molto probabilmente... non riesce a fare la stessa cosa.